In Pakistan Suor Ruth ci arrivò per sbaglio alla fine degli anni 60. In Germania si era appena laureata in medicina e la superiora del suo ordine, le figlie di Maria, la inviò in India per capire cosa significasse trovare Cristo tra i derelitti della terra. Ma a Calcutta, dove era stata destinata, non mise mai piede. Per la provvidenza la sua vita sarebbe stata altrove. Un problema con il visto la costrinse ad atterrare in Pakistan e da lì non si mosse più. 57 anni dedicati ai lebbrosi, dal primo che incontrò, Patan, privo di mani e di braccia in un dispensario, fino all'ultimo al quale ha regalato speranza con la luce di Dio che incessantemente le illuminava il viso. Suor Ruth è morta il giorno di San Lorenzo nella sua Karachi, a 87 anni. Ha messo in piedi, con l'aiuto di milioni di benefattori, 170 ospedali, formato centinaia di medici, contribuito a realizzare il sistema di inclusione sociale con un dialogo continuo e garbato con le autorità locali, che le hanno riconosciuto meriti ed onorificenze e negli anni l'hanno considerata pakistana tra i pakistani. Per le consorelle e i suoi lebbrosi, dice Sarwar Anam, la responsabile del centro Maria Adelaide per la cura della lebbra, Suor Ruth era semplicemente Amma, madre, e decine di migliaia di ammalati guariti che lei continuava a ricordare per nome, da oggi piangono la loro mamma. La notizia della sua morte ha fatto il giro del paese e dalle montagne stanno scendendo a Karachi quei disperati restituiti alla vita che lei andava a visitare, da sola, a dorso di un asino. Il 19 agosto, per volontà del governo, ci saranno i funerali di Stato. La cattedrale di San Patrizio, c'è da starne sicuri, non basterà a contenere quella fiumana di persone che piangerà Amma Ruth, la madre dei lebbrosi.